Vetrate scorrevoli antisfondamento. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. E spesso e volentieri, nelle ville soprattutto di ultima generazione, abbiamo delle vetrate scorrevoli senza nessun tipo di oscuramento esterno, perché le dimensioni magari sono molto grandi, vetrate di diversi metri, non ci sta né la tapparella, non ci sta la persiana, non ci sta la frangesole, e quindi per avere più sicurezza è necessario che sia un antisfondamento. Ma come si ottiene un antisfondamento in una vetrata scorrevole? La cosa che è più ovvia e più banale alla quale pensare è il vetro, anche perché è la parte predominante. Io consiglio in una vetrata scorrevole, quando si vuole un po' di sicurezza, insomma, senza esagerare, però una sicurezza che valga qualcosa, di andare un vetro antisfondamento, un P4A. Questo è una sicurezza giusta per un infisso in un'abitazione prestigiosa e magari in una zona non troppo isolata e abbinata a un buon sistema d'allarme. Però questo non è sufficiente, perché occorre che anche le chiusure siano di sicurezza e anche il fissaggio sia curato in maniera diversa rispetto a un infisso normale. Tutto deve essere proporzionato e, come dico sempre, in una casa vince l'equilibrio, come nella vita. Sia che stiamo parlando di un equilibrio di sicurezza, sia che stiamo parlando di termico di acustica. E per quanto riguarda la sicurezza, se abbiamo delle vetrate scorrevoli antisfondamento, occorrerà che anche tutti gli altri infissi lo siano in tutte le posizioni della casa. Se ti occorre una consulenza approfondita per la scelta delle tue vetrate scorrevoli, puoi approfittare di una consulenza che ho ideato con sistema Bisacchi. Durante questa consulenza ti posso guidare nelle scelte migliori, e se devi scegliere la vetrata scorrevole migliore, quale vetro e quale tipo di apertura, l'equilibrio tra tutti i vari serramenti che compongono la tua casa, puoi avvalerti del servizio di consulenza con sistema Bisacchi che ho ideato per tutti quei clienti che non riesco a seguire direttamente, perché come Bisacchi lavoriamo principalmente in Romagna e non in tutta l'Italia. Quindi se ti serve un consiglio disinteressato, quindi senza nessun conflitto di interesse, cosa che invece avviene quando vai a scegliere le finestre e farti fare un preventivo da un rivenditore, da un costruttore, puoi richiedere informazioni su questo servizio su www.blogbisacchi.it e richiedere appunto la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!